Siamo una compagnia nata circa 10 anni fa e da allora abbiamo messo in scena diversi musical, quasi tutti a tema letterale. Siamo passati dal letterario, siamo passati dal Mercante di Venezia, ma prima di questo abbiamo fatto il Fantasma dell'Opera e L'Uomo che ride di Victor Hugo e Il Conte di Montecristo, quindi diciamo sempre prendendo ispirazione da temi della letteratura. Abbiamo preso in modo molto rispettoso il testo, ma abbiamo anche lavorato su delle parti che nel testo vengono non raccontate. Faccio un esempio su tutti: il momento in cui Shylock viene invitato alla famosa festa come diversivo per permettere il rapimento della figlia Jessica e non viene raccontato nell'opera. Noi invece siamo andati anche a scavare in quelle scene che vengono dette ma non effettivamente poi narrate dalla pièce originale. Temo che diate troppa importanza alle cose del mondo, vi trovo assai cambiato e giù di morale. Graziano, prendo il mondo per quello che è un palcoscenico, dove ciascuno recita propria parte, e quella mia è triste. E allora la mia parte sia quella del buffone, che allieta le giornate, col vino e le battute, che scatta i vostri popoli col suono della voce. Il Mercante di Venezia nasce come una commedia e il personaggio di Shylock nasce come la macchietta dell'usuraio ebreo che giustamente viene bastonato poi nella trama. Cambiando la sensibilità ha acquisito sempre più tratti drammatici che sono quelli che oggi ritroviamo sul palcoscenico quando un attore interpreta questo personaggio. Il suo nome è Bassanio. Un musical che si rispetti ha bisogno di una grande coreografia. È così? È così, è un elemento fondamentale come tutti gli altri dello spettacolo, dal cantato fino alla recitazione. La danza è quello che chiude il cerchio di solito, è quello che sottolinea anche l'importanza di certi momenti. Spero non vi dispiace il colorito della mia pelle. Tutte le opere di Shakespeare sono complesse e hanno un'evoluzione dei personaggi sempre molto interessante e completa. Il Mercante di Venezia non ne è da meno ovviamente, quindi anzi abbiamo uno dei personaggi iconici del panorama femminile di Shakespeare, forse il più importante anche per astuzia e intelligenza, che è il personaggio di Porzia.